Buongiorno, andiamo a vedere come fare queste pieghe a questo impasto integrale. Questo è un impasto integrale con farina integrale del Molino Quaglia. L'ho fatto lievitare più che raddoppiato in 5-6 ore. Come sapete, la lievitazione dipende molto dalla stagione, dalla temperatura che avete in casa. Siamo ai primi di ottobre, fa ancora caldo, quindi è cresciuto tantissimo. È molto bello l'impasto elastico. Adesso vado a fare due giri di pieghe. Premo delicatamente, non strapazzatelo molto dopo la prima lievitazione, eh? Quindi sì, premo ma delicatamente. Attacco i bordi, vedete? Lo arrotondo un pochino, adesso ho messo la tavola di legno. Scusatemi lo smalto che ho dimenticato di toglierlo. Lo pirlo un pochino, così. E poi lo copro a campana, lo copro con la ciotola che avevo usato prima. Lo faccio stare all'incirca un'oretta. Se fa caldo anche 30 minuti va bene, poi si vede quando l'impasto è bello rilassato, eccolo qua. Proseguo per il secondo giro di pieghe. Lo allargo piano piano. Sotto non c'è farina, avete visto, ho soltanto spolverizzato, poi l'ho tolta. Ci sono già le bolle di gas, quindi procedo anche qui delicatamente. Come prima faccio le classiche pieghe a tre. Ok. Questo è il secondo giro. Sì, la farina la tengo da un lato, così se mi serve, poi alla fine ce ne metto un po'. Ora so, l'ho messo sulla tavola di legno, di solito vado su quella sul piano d'acciaio. Stringo sempre delicatamente, soltanto per chiudere, per non lasciare gli spazi dentro. Ok, arrotondo ancora e dopo questo secondo giro faccio riposare ancora mezz'ora, 40 minuti, un'ora, valutate ad occhio in base sempre alla temperatura. Io lo vedo quando poi l'impasto si distende, che scende, si allarga un pochino, è pronto. Passato il tempo andiamo a formare. Qui, come vedete, ho accorciato un po' i tempi, poteva stare anche un altro pochino, vedete? Questo vi dicevo, si vede se bastano 30 minuti o ci vuole un po' più di tempo. Qui serviva un altro po' di tempo perché l'impasto deve comunque distendersi un pochino. Bene, ora lo allungo un pochino perché voglio fare un filone, altrimenti se volete fare una pagnotta fate un quadrato, eh. Procedo così per fare il filone. Per la pagnotta avvicinate i lembi, li portate al centro e continuate fino a formare la pagnotta. Poi ognuno ha il suo metodo, eh? Io una volta faccio così, poi magari cambio, lo arrotolo soltanto. Ecco qua. Chiudo ancora. Lo sigillo, vedete perché? Sempre delicatamente, perché altrimenti dentro potrebbero, scusate, potrebbero rimanere i vuoti e quando andate a tagliare il pane, sono quei buconi alveoli non regolari, quelli sono i buchi che sono rimasti perché non avete sigillato bene, eh? Ok, e adesso lo lascio lievitare, lo metto in un cestino, io lo metto con la chiusura in alto perché poi lo vado a ribaltare dal cestino sulla teglia. Se invece mettete la carta forno, lo mettete già pronto per farlo scivolare sulla teglia o sulla piastra. Eccolo qua. E ora ci vuole un'altra lievitazione di 2-3 ore, dopodiché
ho infornato e questo è il risultato. Mi sembrava giusto mettere anche il risultato. Ciao a tutti e grazie della visione.